Ragazzi, benvenuti in questo mio test mod. Oggi vi presento questa mod di questa idropulitrice della Carker. Mod direi fatta molto bene, ha molte cose interessanti, tipo che bisogna ricaricare il sapone, che lo trovate sia nel bussolotto, nel contenitore a 25 litri che potete postarlo a mano, oppure nel bussolotto nel contenitore da 2000 da 1000 litri che si sposta ovviamente col muletto, almeno che non usate la Creator Tools e avete la super forza. Ok, vi faccio vedere la mod allo store. Allora, la trovate in varie. Eccola qua, non ha potenziamenti, costa 12.500 euro. Costo acquisto, ha un costo base di noleggio di 1000 euro. 250 base, 650 per ore di lavoro e 125 al giorno. Vedete, contiene 1000 litri di carburante, 100 litri e ha un costo giornaliero di 0 euro. Mentre i due contenitori li trovate nella categoria posizionabili, eccoli qua. 50 euro, 25 litri, 1800 euro, 1000 litri, chiamiamolo sapone. Ok, saliamo sul nostro Lindner. Allora, vedete. Allora, mi sa che credo che mi abbia preso il contenitore. Vediamo. Credo che mi abbia preso questo, infatti. Ok. Una cosa bella, ragazzi, è che potete anche svuotarla. Guardate, tanto si apre il tappino dietro, eh? Poi se fate non so che ci sia una amplici, se volete control X la svuotate. Guardate, guarda, visto, andiamo a ricaricarci. Allora, andiamo a ricaricarci. Oh, non fare la dispettosa. Ah, l'avevo qui, aspettate, eh. Perché diciamo che con questo è un po' difficile. Ah, ok, vedete là. Vedete, 25 litri, come vi dicevo, però voi andate indietro. Porca miseria. Ragazzi, ho la tastiera. Ok. Ecco qua. Caricate. Allora, come abbiamo detto, richiede il sapone, l'acqua. Ok. Dai, ok. L'acqua che si può ricaricare o qui o anche al fiume, per chi non volesse pagare l'acqua. Ecco qua. Adesso ragazzi, dovete anche ricaricare il carburante, però purtroppo non si vede per ora, anzi si vede, sì, guardate negli app, vedete water che sarebbe acqua, sapone, e adesso manca, vedete, fuel che sarebbe il carburante. Perché andiamo al distributore un attimo, certo potevo prendere anche un trattore più veloce. Vi lascio ovviamente tutti i link in descrizione, a parte che basta scrivere il modello e si trova. Comunque vi lascio il link, tanto noi facciamo la strada. Eccoci qua, salve. Qui qua eccolo qua, così vedete. Quindi ricapitoliamo con te: 800 litri d'acqua, 200 di sapone, adesso vediamo quanto carburante, e 100 litri di carburante. Ok, adesso scendiamo. Ok,
Adesso vi avvicinate all'idropulitrice da qualsiasi parte, sì, ok. Magari chiudete il tappo, se no lasciatelo aperto, fate come volete. Premete Enter e sentite che è partita. Ovviamente ragazzi, ovviamente si consumano le... Non è il sapone. Il sapone non scenderà quando ci sono i veicoli sporchi. Ok, poi ragazzi ha un piccolo problemino che dice allaccia nastri di tensione, ma dove? A parte questo vi faccio vedere che il log è pulito, quindi non dà errori. Poi per chi volesse, eccoci qua il fiume, come potete vedere si può ricaricare tranquillamente anche qui. Ah ragazzi, vi do un consiglio, usate un trattore o comunque il piede a posto, usate un trattore perché come potete vedere o comunque un mezzo che abbia il gancio traino abbastanza alto, perché come potete vedere è un po' inclinata. Fari, frecce a posto, fari a posto, stop a posto, i fari retromarcia non ce li ha. Ok, attacchiamolo un attimo. Ok, boh. Quindi anche per questo mio primo test mode è tutto, noi ci sentiamo alla prossima.